Il rimorchione da quarantena. Questo è il nuovo flagello sociale prodotto dal Covid-19. I nostri maschietti stanno impiegando questo tempo come investimento profiga in vista dell'ipotetico via ai lavori del nostro baricentro previsto per maggio. La notizia è che a confronto gli approcci e i discorsi dei tronisti di Uomini e Donne erano da premio Nobel per la letteratura. Ma signore, ma io non dico tanto, ma le basi proprio, l'ABC. Ma ancora che provate a rimorchiare col fascino del bel tenebroso, cioè quello col passato difficile, col presente disastroso e col futuro incerto. Ma signori, ma questa roba non funziona più dagli anni 90. Le donne si sono emancipate, non cercano più il bel e dannato che le faccia disperare. E se proprio lo vogliamo tirare fuori un nuovo James Dean, ma abbiamo già il nostro presidente, il nostro enigmatico Giuseppe Conte, che ci tiene tutte di qua con le sue dirette, che ci sbatte emotivamente come polpi sullo scoglio, con i suoi dubbi amletici. Quello che è aperto è chiuso, e quello che è chiuso è aperto. No, quello che è aperto forse chiude, e quello che è chiuso forse resta chiuso. No, quello che è chiuso forse riapre e quello che è aperto chiuderà. Trallallero, trallallà. 44 negozi in fila per tre, col resto di due sindacati. No, chiudiamo tutto, così poi riapriamo. Anzi no, non riapriamo. Comunque bimbe, voi non vi muovete, che vi aggiorno a mezzanotte e mezza. Quindi dove andate voi? Non c'è partita proprio. Secondo tipo di rimorchione, il playboy, quello che non deve chiedere mai perché, spiega, le donne gli cascano ai piedi. Benissimo, evviva, ti credo, ma mi chiedo, a cosa ti è servito questo presunto passato pieno di donne? Se non hai ancora capito quanto possa essere patetico sciorinare ad una donna l'almanacco delle tue conquiste, ma che tattica è? Cioè tu vuoi che io, donna in quarantena, con l'umore e l'energia vitale sotto i piedi, mi metta in competizione con le tue ex che nemmeno mai visto? Ma che me ne fotte? Signori, qui forse non è chiaro che la nostra attuale priorità è trovare una parrucchiera che ci venga a casa. Non abbiamo tempo per pensare al vostro curriculum da Trombadores. Ah, terza categoria di rimorchione. Quello che ci manda le foto a dorso nudo, fingendo di vivere così in casa. Bene, vuoi che ti creda? A parte che staresti raffreddato a merda, ma poi un po' di sana autocritica, ma la vogliamo fare? Vogliamo accettare l'idea che non tutti possiamo spogliarci con la luce accesa? Ma niente, ogni giorno le foto a dorso nudo e con l'inquadratura sempre più profonda, prima di qua, poi di qua, poi sempre più giù, 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 poi di qua, fino a farci immaginare, sognare, presumo l'obiettivo sia questo, il flauto traverso da suonare a maggio. Allora, signori, le soluzioni sono due. O vi eclissate nel silenzio, che tanto nessuna sentirà la vostra mancanza, oppure impiegate questo tempo per imparare che ogni donna nella vita in generale ha solo voglia di sentirsi unica e speciale e al centro dei vostri pensieri. Se non imparate questo, io presumo, senza aspettare il decreto, che le vostre ormai collaudatissime pippe continueranno ben oltre il mese di maggio, perché l'amore è un'arte, questo ce lo diceva Alda Merini, ma in maniera evidente voi non siete i suoi capolavori.